Siamo in compagnia di Lorenzo Codogno, founder di Lorenzo Codogno Macro Advisors. Buon pomeriggio e ben ritrovato. Buon pomeriggio e buon anno a tutti. Buon anno, infatti, una partenza non troppo positiva, almeno per l'Europa sicuramente. Intanto vorrei partire con un commento per quanto concerne le nuove misure in Italia e per quanto tempo riusciranno, ecco, a introdurre queste misure i governi, in particolar modo europei, perché diciamo che è una tattica introdotta un po' da tutti i governi. Sì, ormai un po' in tutta l'Europa si adottano misure simili, questo ovviamente dipende dall'andamento del contagio, ci sono paesi che stanno andando peggio di altri, come ad esempio il Regno Unito, paesi che invece hanno un aumento dei contagi ancora sotto controllo. È una corsa contro il tempo, da un lato i contagi, dall'altro le vaccinazioni, ma sappiamo che le vaccinazioni... Per le vaccinazioni ci vorrà molto tempo prima che si raggiunga un margine sufficiente di vaccinati all'interno della popolazione da garantire l'immunità dal contagio. Ora, questo è un problema anche dal punto di vista economico, perché è chiaro che con il lockdown gli effetti economici continueranno a sentirsi. È un po' triste dirlo, ma l'economia si sta comunque adeguando. Nel settore manufatturiero abbiamo visto anche gli ultimi dati PMI che sono stati citati prima, che effettivamente mostrano ancora una situazione di espansione. Non siamo ancora tornati ai livelli precedenti l'inizio della pandemia, ma comunque c'è un'espansione ancora buona a livello europeo, quantomeno. E questo è indice del fatto che ma la maggior parte delle attività manufatturiere sono pienamente operative. Dal lato dei servizi invece il problema è enorme, perché alcuni settori, turismo ovviamente, la ristorazione, trasporti, sono su livelli di attività vicini allo zero, e questo è molto preoccupante. È un percorso prolungato di lockdown potrebbe portare ovviamente a problemi seri di sostenibilità finanziaria e di business per questi operatori. Quindi è inevitabile, a mio avviso, pensare a situazioni di ulteriore supporto al reddito da parte dei governi nazionali e ovviamente anche in Italia per sopperire a questo periodo ancora più prolungato di inattività. Assolutamente sì, all'inizio magari queste misure introdotte in particolar modo dall'Italia sembravano anche abbastanza logiche. Io parlo del primo lockdown, magari del secondo lockdown, adesso siamo già nell'anno nuovo e sembra che la situazione non cambierà tantissimo. Possiamo considerare queste misure come misure che funzionino? Questo non spetta a me dirlo, effettivamente l'impressione è che siano stati fatti molti errori, ma in parte questi errori erano comprensibili vista la novità e visto l'evento che è chiaramente è fuori da quello che tutti erano preparati ad affrontare. Però mi sembra che ormai anche a livello internazionale si vada verso una omogeneizzazione delle misure di contrasto alla pandemia e quindi chi più chi meno le risposte sono abbastanza simili in questo momento. Ecco, poi ovviamente c'è una crisi di governo, in particolar modo per quanto riguarda la maggioranza. Abbiamo parlato più volte della posizione di Matteo Renzi, che è molto diversa rispetto alla posizione del governo. Sicuramente queste sono ore decisive. Secondo lei, è in pericolo la maggioranza in questo momento? Beh, qualche rischio c'è perché innanzitutto voglio dire che mi sembra chiaramente un momento non adeguato, non adatto ad una crisi di governo con la pandemia ancora pienamente in corso e con la crisi economica che è ancora molto pesante, molto pronunciata. Però detto questo, è chiaro che ci sono delle dinamiche politiche e anche da parte di Matteo Renzi c'è il desiderio di cambiare di passo. Cioè adottare misure molto più aggressive, molto più forti, sia dal punto di vista del recovery plan, sia su altri aspetti. Il rischio, a mio avviso, è che si vada
ad una crisi al buio senza una soluzione in tasca. E mi sembra che questo sia quello che voglia Matteo Renzi in questo momento, ovvero sia voglia forzare le dimissioni del primo ministro e fare in modo che Conte vada da Mattarella per avere un nuovo incarico, e solo a quel punto si parlerà di un nuovo governo con un nuovo programma, probabilmente più in linea con quello, con quelli che sono i desiderata di Matteo Renzi rispetto al passato. Ma questo passaggio non è esente da rischi, a mio avviso, per la stabilità del governo e per il futuro dell'Italia. Quindi i rischi in questo momento, a mio avviso, ci sono. Assolutamente sì. E qual è invece la sua valutazione personale della proposta del governo per quanto concerne il piano del recovery, le proposte di Renzi, come le sono sembrate ragionevoli o meno? Perché alcune sono abbastanza difficili da effettuare. Ma innanzitutto il governo ha prodotto ancora prima di Natale un documento di visione, chiamiamola di visione, di prospettiva, che evidenzia i problemi dell'Italia e le aree di intervento. E quel documento lì mi sembra pienamente condivisibile, devo essere sincero. A mio avviso tocca i nodi cruciali per l'Italia ed è un documento che dà comunque una visione di insieme di medio-lungo periodo. Il problema è passare alla seconda fase, cioè da questa visione a progetti specifici, e lì sorgono i problemi, perché come sappiamo il governo è in ritardo, quello che è stato discusso sino ad ora sembra non soddisfacente, e c'è un problema di implementazione enorme. Le strutture della pubblica amministrazione probabilmente non sono pronte a gestire una montata di progetti così elevato. E dipende anche poi dal numero di progetti che verranno inseriti in questo programma. In più c'è tutta la grande discussione sulla governance, che francamente mi sembra un po' ridondante in questo momento, visto che il problema principale sono i progetti e non la governance. Ecco, invece quale potrebbe essere l'impatto sui mercati, una possibile, ecco, crisi di governo, ovvero una maggioranza non sufficiente, perché ormai stiamo notando che la situazione nel governo non conta più di tanto, in quanto stiamo vedendo comunque il FTSE MIB performare abbastanza bene a partire da ieri, ovviamente in questo momento cede mezzo punto percentuale, però sta recuperando in maniera molto significativa e in primis il decennale italiano che rende lo 0,5, lo 0,55, stabile anche lo spread tra il BTP e Bund, tra il decennale italiano e quello tedesco a 115 punti base, il che vuol dire che effettivamente il mercato obbligazionario ci indica che non ci sono delle preoccupazioni. Sì, non penso che ci siano dei rischi molto elevati in questo momento, per vari motivi. In primis c'è la Banca Centrale Europea che continua a intervenire e quindi a mantenere i tassi bassi sotto controllo. Secondariamente, questa è una situazione di rischio per tutta l'Europa e per tutto il mondo, e quindi l'Europa ha, per così dire, l'ombrello protettivo ulteriore dell'Unione Europea, che come sappiamo ha introdotto un pacchetto aggiuntivo di misure molto significativo, e questo aiuta tutti i paesi, compresa l'Italia. Infine direi che anche nel caso di una crisi politica e di un cambiamento di governo, difficilmente si arriverà a elezioni anticipate, perché nessuno dei partiti, né di governo e forse nemmeno di opposizione, veramente ci crede o le vuole in questo momento. E quindi ho la sensazione che al di là di un rimpasto di governo, non si produca grande incertezza e instabilità politica. Senta, su Twitter ci sono tantissime polemiche per quanto concerne il processo della vaccinazione in Italia. Qual è la sua valutazione? Crede che ci siano dei ritardi o meno? Beh, i numeri parlano da soli, nel senso che abbiamo visto nel Regno Unito più di 1 milione di persone vaccinate in un arco di tempo abbastanza breve, quindi mi sembra che non solo in Italia, anche in Francia e in parte anche in Germania ci siano ritardi, ritardi che sono ascrivibili probabilmente alla disponibilità di personale, alla disponibilità di vaccini in alcuni casi, ma sembra meno importante, e anche all'organizzazione interna di tutto il processo. Quindi mi sembra assolutamente essenziale in questo momento, anche per ridurre la mortalità, ridurre il contagio,
accelerare il più possibile questo processo e somministrare le dosi appena sono disponibili. Questo secondo me è assolutamente cruciale per il futuro e devo dire che questo vale non solo per l'Italia, ma per l'insieme dell'Europa. Ecco, parliamo anche di un altro argomento. Lei ha appena menzionato la Gran Bretagna. Ieri Boris Johnson ha annunciato un nuovo lockdown molto preoccupante, la seconda variante del Covid, appunto partita dalla Gran Bretagna. Intanto però abbiamo visto a Natale un accordo commerciale tra l'Unione Europea e la Gran Bretagna, però ci sono alcuni punti molto importanti che devono essere risolti tuttora dalle intese su standard e normative alla regolamentazione dei servizi. Secondo lei, quali sono i nodi da sciogliere ancora e ha raggiunto il proprio obiettivo la Gran Bretagna, cioè essere completamente indipendente da Bruxelles? Sì, beh, l'accordo è una cosa assolutamente positiva. L'alternativa sarebbe stata un mancato accordo e quindi scambi commerciali che sarebbero ricaduti sugli accordi WTO, che ovviamente questo avrebbe comportato rischi molto maggiori e problemi molto più significativi. Quindi tra le due opzioni, diciamo, entrambe negative, quella che è stata intrapresa è stata la strada del minor danno, per così dire. Quindi è positivo quello che è accaduto, però ci rimangono molte, molte questioni aperte. Questo è un accordo di massima, molte delle questioni sono demandate ad un consiglio di partnership formato da personale molto senior delle due amministrazioni, della Commissione europea e dell'amministrazione inglese. E questo Consiglio avrà poteri molto ampi anche di decisione, di modifica degli accordi stessi in futuro. La questione di gran lunga più importante, al di là degli scompensi, degli disguidi che possono crearsi nelle prossime settimane alle frontiere, a mio avviso, nel medio periodo, il problema è se il Regno Unito deciderà di divergere da un punto di vista della regolamentazione degli standard da quello che prevale nel mercato unico europeo. Se questo avvenisse, metterebbe in dubbio l'accesso del Regno Unito al mercato unico europeo. Ci sarà una commissione per dirimere le questioni che si saranno sollevate. C'è questo consiglio che potrà modificare gli accordi. Però di fondo c'è la volontà politica del governo inglese se divergere o meno dagli standard europei. Ricordo che se il governo inglese deciderà di non divergere, di non modificare, andare a modificare questo allineamento con gli standard europei, di fatto renderebbe inutile Brexit da un punto di vista della divergenza della regolamentazione. Il Regno Unito dovrebbe seguire la regolamentazione europea senza avere voce in capitolo. Se al contrario decidesse di divergere, avere maggiore flessibilità, fare le cose in maniera diversa, metterebbe a rischio l'accesso al mercato. Quindi il problema rimane molto ampio. Penso che Brexit sia un processo che non avrà fine, sarà un processo continuo nei prossimi anni. Ci sarà un dialogo costante tra le due amministrazioni per cercare di definire la questione. E ricordo che fra l'altro il settore finanziario non è incluso ancora, e questo per il Regno Unito è ovviamente un settore molto importante. Assolutamente sì, poi è estremamente importante anche il settore dei servizi per il PIL della Gran Bretagna e appunto in questo caso vorrei chiederle che cosa significa per l'economia della Gran Bretagna questo nuovo lockdown secondo lei, perché stavo leggendo appunto anche un titolo di Bloomberg che Sunak ha fornito più di 6 miliardi alle aziende ovviamente inglesi che molto probabilmente andranno in recessione grazie a questo nuovo lockdown, però ovviamente non è che si possono fornire soldi fino all'infinito. Sì, Rishi Sunak ha appena annunciato che ci sarà un nuovo pacchetto di sostegno. Il Regno Unito ha un'economia di servizi,
Alcuni di questi servizi possono essere, si possono fare pure in remote, lavorando da casa. E questo è un vantaggio, contrariamente ad altri settori. Però alcuni altri settori, come la ristorazione o i trasporti, ad esempio, dipendono ovviamente dalla mobilità e quindi dalla mancanza di lockdown. Se il lockdown c'è, inevitabilmente questo porterà ad un'ulteriore contrazione del PIL nel Regno Unito. E in questo momento sono ovviamente necessari aiuti, supporti all'economia, soprattutto a questi settori. Il punto grosso interrogativo è se l'andamento dei contagi sarà tale da sostanzialmente garantire lockdown per non solo settimane ma mesi. Questo sarebbe veramente devastante. Se invece il processo, il ritmo delle vaccinazioni dovesse produrre una diminuzione dei contagi, beh, questo aprirebbe nuovi scenari e chiaramente riporterebbe il Regno Unito verso un ritorno alla crescita, verso un ritorno alla normalità. Al momento questo non si intravede ancora. Ecco, vorrei chiederle anche la sua opinione per quanto concerne gli Stati Uniti. Oggi è una giornata estremamente importante, gli occhi sono puntati sulla Georgia, dove oggi si svolgeranno i due ballottaggi per il Senato degli Stati Uniti. In caso di vittoria democratica, il partito del presidente eletto Joe Biden avrebbe la maggioranza di entrambi i rami del Congresso, eventualità non particolarmente apprezzata dal mercato, in quanto così i Dem potrebbero avere la forza di varare anche i punti più forti del programma presidenziale, come per esempio più tasse per le aziende. Quanto secondo lei è importante questo ballottaggio per la performance dei mercati, ma anche dell'economia? Direi che è fondamentale, fondamentale anche per i mercati finanziari, anzi mi aspetto grandi reazioni a seconda del risultato. Questo perché? Perché allo stato attuale i repubblicani hanno due seggi di vantaggio. Se entrambi i seggi della Georgia andassero al Partito Democratico, si avrebbe un pareggio e con il voto del vicepresidente i democratici sarebbero in grado di passare la legislazione, pezzi di legislazione. E quindi questo sarebbe importantissimo perché di fatto il nuovo presidente Joe Biden sarebbe in grado di governare e di far passare il proprio programma. In caso contrario, si aprirebbe una negoziazione continua con il Partito Repubblicano, con l'ala più moderata del Partito Repubblicano. E questo inevitabilmente porterebbe ad una diminuzione dei progetti che il nuovo presidente può attuare in concreto. Detto questo, penso che diciamo, i programmi dell'ala più radicale del Partito Democratico non hanno chance di essere implementati in ogni caso, perché con una maggioranza così risicata, anche nel caso di vittoria in Georgia, avrebbe una maggioranza così risicata al Senato, che il presidente Biden, che peraltro è un centrista e quindi molto moderato, non avrebbe comunque la forza di portare avanti. Però, ad esempio, sullo stimolo fiscale la differenza si potrebbe sentire. Joe Biden è sicuramente a favore, e soprattutto la Yellen, di un ulteriore stimolo fiscale all'economia. In caso di mancata maggioranza al Senato, questo sarebbe molto più difficile. Assolutamente sì, quanto preoccupante è ciò che abbiamo visto, appunto ciò che è stato rivelato dal Washington Post, ovvero la telefonata fatta dal presidente Donald Trump al segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, con la richiesta di ovviamente sovvertire il risultato elettorale dello scorso novembre, che ovviamente Trump citava dati assolutamente non corretti. Questa è una cosa molto imbarazzante per la democrazia statunitense, ma spero che si volti pagina su questo e che la nuova amministrazione sappia rappresentare in maniera adeguata la democrazia americana. Grazie mille a Lorenzo Codogno, founder Lorenzo Codogno Macro Advisors. Grazie e buon proseguimento. Grazie, saluti.